Chiara Iezzi, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo romanzo In un solo grammo di cielo. Che bello il titolo di questo romanzo. Sam, grazie. Libri, la casa editrice. Nel cuore di una ragazza c'è un dolore che brucia. E brucia, brucia. Ecco, è questo bruciare che rende sempre più delicata questa ragazza, sempre più fragile. E noi non abbiamo altro da fare che accompagnare questo dolore che brucia, per renderlo un po' meno bruciante e per comprendere come si svolge questa storia in circa 200 pagine. È il romanzo di Chiara Iezzi che stiamo per attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione. Leggo nel risvolto di copertina che Chiara Iezzi è fallatrice con un passato da artista musicale, ha recitato in serie televisive prodotte dalla Disney Channel e in film insieme con Gianmarco Tognazzi, Giancarlo Giannini, Roger Hauer e Geraldine Chaplin. Attualmente vive tra Milano e Los Angeles. Come si sta a vivere nella parabola Milano-Los Angeles, Chiara Iezzi? Ma io sostanzialmente vivo a Milano, però alcuni mesi li trascorro a Los Angeles perché facendo l'attrice ci sono delle opportunità anche per audizioni, ho un'agenzia per attori che mi rappresenta anche lì, quindi cerco di fare un po' e un po', ecco, però sostanzialmente vivo in Italia. A voi che spero vi emozionerete, riderete e soprattutto vi sentirete meno soli alla fine di questa storia. Se ci incroceremo da qualche parte, spero di ricordare sempre i vostri sguardi. Io sono quella che troverete sempre alla fine di una strada, pronta a ricominciare. Quando poco fa dicevo che questo libro ha la necessità di essere accompagnato perché il dolore bruci un po' meno, è proprio legato a queste parole, a voi che spero vi emozionerete, riderete e soprattutto vi sentirete meno soli alla fine di questa storia. Meno soli perché abbiamo semplicemente fatto una cosa, che è quello che fa il lettore e che fa non solo il lettore, quello di stare, no? Coniugare il verbo stare a leggere, accompagnare la storia, accompagnare i protagonisti, desiderare per i protagonisti che la loro vita sia diversa da come può andare la storia, ma la storia ormai è scritta, Chiara Iezzi ce la racconterà tra poco, e la storia scritta è quella che noi dobbiamo leggere, perché questa è una storia anche difficile da raccontare, ma soprattutto credo che Chiara Iezzi è stata difficile da scrivere. Ah, in realtà io, non essendo un libro autobiografico, certamente no, ho semplicemente dato spazio, diciamo, al mio aspetto, all'aspetto della fantasia, che in me è piuttosto preponderante, e ho unito alcune cose, nel senso che sono sempre stata affascinata dal mondo dei teenager, degli adolescenti, perché penso che molti aspetti di questo passaggio di età tra l'essere molto, molto giovani e l'andare verso una fase in cui si iniziano a scegliere delle cose, a decidere, a capire che cosa si vuole, cosa non si vuole, a cosa si appartiene, chi si è, seppur sempre in un modo non sempre facilmente comprensibile, credo che gli adolescenti non sono raccontati abbastanza, forse, il loro mondo non è compreso così tanto, ed era la stessa sensazione più o meno che ho provato anch'io quando ero adolescente, adesso ovviamente sono una persona adulta, ma all'epoca sentivo questo conflitto nel non riuscire, diciamo, a essere capita, no? fino in fondo, e ho sempre avuto questo desiderio di raccontare lo spaccato di vita di un ragazzo giovane, insomma, dell'età adolescenziale, e unirla, diciamo, a tutto quello che è l'immaginario che a me piace della narrativa, del cinema, quindi non so, narrativa un po' tragica alla Shakespeare o film che parlano sempre di questi argomenti, in cui si possa in qualche modo riuscire a raccontare una storia, seppur con dei toni un po' forti, un po' drammatici, come gli ostacoli possono aiutare un individuo, un giovane, a superarli e a trovare senso di sé. Ecco, questo, diciamo, che era l'urgenza, diciamo, mia
personale. L'urgenza di Poi, insomma, raccontare. la fantasia mi aiuta, È perché ovviamente la certo. storia con me non ha niente a che vedere, Certo. però Però è un'urgenza bella quella di raccontare questa protagonista che si chiama Emily, è anche una bella ragazza, capelli rossi, quindi ha una sua bella personalità, ha il suo carattere, perché non deve avere il suo carattere? Emily è un pochino solitaria, è un pochino, per così dire, forse persa nei suoi pensieri, ma perché non se lo può permettere? Emily ha 17 anni e se non sei perso nei tuoi pensieri a 17 anni, quando è che ti puoi perdere? Però Emily non solo è persa giustamente nei suoi pensieri, ma purtroppo in questa cosiddetta favola ha incontrato nel suo sentiero verso questo bosco intricato che è la ricerca del comprendere se stessi e comprendere gli altri, qualcuno che invece di comprenderla l'ha esclusa, qualcuno che la vessava, ed è qui che comincia il tormento di questa giovane ragazza, ed è qui la necessità di accompagnare il suo dolore, Chiara Jezzi. Diciamo che mi piace molto la metafora che hai usato del bosco, perché ha a che fare con l'immaginario della fiaba, che in parte è evocativo nel libro, e il percorso che poi sostanzialmente, secondo me, a quell'età un po' tutti affrontano, poi con magari modalità, luoghi, persone diverse, però ecco, il crescere è una fase della vita, secondo me, a parere mio, drammaticissima e anche non molto semplice da spiegare, perché poi ognuno deve trovare il proprio senso e il proprio scopo, forse anche. E a me piaceva l'idea che appunto lei, attraverso le esperienze con gli altri, trovando dei punti di riferimento nell'amicizia, nell'espressione artistica, e anche attraverso la malattia, perché lei soffre di anoressia, e anche la malattia paradossalmente la porta in luoghi e a conoscere persone che poi la aiuteranno poi a comprendere meglio, diciamo, a decodificare il suo vissuto, a comprendersi, a capire qual era il suo ritmo, qual è il suo passo, per la sua vita, ecco. Ritmo, passo, e a questo punto introduco, mi scusa Chiara Jezzi se parlo di me, il ritmo della lettura di questo libro che è stata una lettura lenta. Io l'ho finita proprio questa mattina, molto molto presto, ancora prima dell'alba, per arrivare a comprendere come finisce questa storia che è riassunta in un solo grammo di cielo, ma perché? Ma perché condensare tutto, avere quella grande fantasia, quella grande potenza immaginativa di riuscire tutto a mettere, di riuscire a mettere tutto in un solo grammo di cielo? Quando diciamo che il cielo è veramente grande, il cielo non ha misurazione, il cielo è imponderabile, eppure Emily è riuscita in questo, non riveleremo come, è riuscita a risalire la china. E tornando al titolo di questo romanzo, Chiara Jezzi si è appellata a una donna straordinaria, perché non può che essere straordinaria. È un'altra Emily, con un'altra storia personale. Emily Dickinson. Sì, diciamo che appunto, vabbè, mi sono sempre piaciute le poesie di Emily Dickinson, poi ho pensato di introdurla in questo modo nel libro. Infatti lei prende il nome dalla sua poetessa preferita, che è appunto Emily Dickinson. Ho cercato, insomma, all'interno del romanzo, di inserire questa figura, di questa poetessa importante, e anche da una sua poesia prendere l'ispirazione per il titolo del libro. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Chiara Jezzi? Bevvi No, non ce l'ho qua. un sorso di vita, vi dirò quanto lo pagai. Precisamente un'esistenza, il prezzo di mercato, dicevano. Mi pesarono, granello per granello, bilanciarono fibra con fibra. Poi mi porsero il valore del mio essere. Un solo grammo di cielo. Eh sì, il valore del mio essere. Emily Dickinson, nella sua parabola poetica, mettendo da parte quella umana, anche se attraversa molto, altro che molto, la sua parabola poetica,
Lei è sempre stata dentro il valore del suo essere, ha attraversato la parola essere perché ha raccontato poeticamente non solo la vita femminile, ma il disagio di vivere con una discrezione e una gentilezza di parole che le è veramente propria, Chiara Iezzi. Mi piace molto come hai descritto la sua poetica, perché c'è questa caratteristica anche della leggerezza, della gentilezza nelle parole della Dickinson nel descrivere questi aspetti del disagio di vivere, sempre quel forte contrasto che mi ha attirato di un artista come lei. E adesso andiamo a conoscere insieme con Chiara Iezzi le altre voci di questo romanzo. Abbiamo conosciuto Emily, conosciamo adesso Milda. E Milda è veramente il contrario di quello che dovrebbe essere, forse, qualcuno. Il contrario della parola accoglienza, il contrario della parola comprensione, e forse il contrario anche della parola amore. Sì, diciamo che all'interno del libro è uno di quei personaggi che paradossalmente aiuta Emily a trovare anche la sua strada, perché sono proprio gli antagonisti in una storia, spesso e volentieri, a rendere più eroico il percorso di un individuo che cerca se stesso. Spesso gli ostacoli ti aiutano forse a incrementare di più quali sono i tuoi valori, le tue posizioni, senti qual è la differenza tra te e l'altro. L'espediente dell'antagonista nelle storie, secondo me, come nei film o nei grandi libri, hanno sempre avuto questa funzione, secondo me. Milda, insomma, è un classico personaggio un po', fra virgolette, fiabesco, cattivo, che vorrebbe impedire questa evoluzione. È il contrario, come dici tu, di tutti quelli che sono i buoni sentimenti, l'accoglienza, l'amore. È proprio in questo contrasto che poi la protagonista, trova le sue soluzioni anche. E la soluzione Emily la trova o pensa di trovarla non nelle parole, ma pensa di trovarla nel silenzio della parola e nel silenzio anche della sua bocca che non accoglie la parola e non vuole accogliere il cibo. E quindi per lei parlare è molto difficile. E adesso vado a vedere se riesco a trovare una sottolineatura a proposito del parlare. Eccola qua. Parlare è difficile per me. Lo è da quando mamma e papà non ci sono più. Prima era una bambina che amava ascoltare, ma anche parlare, spesso seppure da sola, e adorava raccontare storie fantasticare. Poi, quando ho capito che i miei genitori non sarebbero mai tornati nella casa in cui avevamo sempre vissuto insieme e che al loro posto sarebbero rimaste Milda e Greta, mi sono rinchiusa nel più assoluto silenzio per 6 mesi. Ecco, qui comincia il percorso intricatissimo nel silenzio, perché il silenzio per Emily, ma chiudendo il libro anche per tutti quanti noi, non è una liberazione. Questo è un silenzio che ti costringe nella gabbia. È un silenzio che ha bisogno di qualcuno che ti guarda in faccia, che ti guardi in faccia e che comprenda le tue parole che non riesci a pronunciare e che un giorno o l'altro faccia pronunciare le parole che tu non vuoi, che le parole che ti negano. E le parole non devono essere negate a nessuno. Perché Emily sceglie di essere in quella prigione? In realtà no, non è proprio una Una scelta. scelta, non è esattamente una scelta, anche se potrebbe in realtà sembrare, no? Che uno si possa crogiolare nella propria impossibilità di comunicazione. No, c'è un'incapacità che poi alla fine, grazie poi all'amicizia, ad altri aspetti, lei riesce poi a tirare fuori. Impossibilità di processare le emozioni, di dargli una collocazione, di capire come vanno utilizzate. E quindi il silenzio è
è un modo per, è una, come un'attesa nel tentativo di sondare dentro se stessi e di comprendere quali possono essere le modalità per poter trovare una via di uscita comunicativa con gli altri, per farsi comprendere, per comprendere a sua volta le altre persone, perché a volte è proprio semplicemente una difficoltà comunicativa, no? Quella di non riuscire a farsi comprendere, no? Il fatto di non mangiare, di non parlare, è come una specie di silenziosa protesta, no? Di lei che sceglie questa via come scelta, diciamo, estrema, anche se non è una scelta, ma le sembra forse l'unica modalità al momento, per controllare le cose, perché poi in fondo mi sono documentata, insomma, sulla malattia. L'anoressia è un modo per avere una parvenza di controllo su quello che è la direzione della propria esistenza, quando ci sono degli eventi drammatici o delle cose che deragliano rispetto a quelle che sono le aspettative, e allora il non mangiare diventa un modo per mantenere una specie di parvenza, insomma, di controllo sulle cose. Però appunto, ecco, siccome è un processo che lei affronta, poi nell'istituto, quando viene messa nell'istituto, conosce amici. E lì qualcosa si sgretola. Sì. Positivamente. Sì, esattamente, esatto. Nell'istituto lei appunto trova l'amicizia, trova un ambiente interessante in cui riuscire a creare queste connessioni umane con gli altri, e in cui appunto c'è l'empatia di vivere più o meno le stesse problematiche, e quindi nell'empatizzare con gli altri trova i propri punti di riferimento, trova una leggerezza, e trova anche una sua modalità di presentarsi agli altri, di descriversi, di ritrovare delle passioni, e quindi anche attraverso questo quel silenzio si rompe, quell'incapacità di uscire dal proprio guscio si rompe, e poi insomma non voglio distrarre. Certo, no, finiamo qua, no, non riveliamo più di tanto del libro, perché mi sembra bello nei confronti degli ascoltatori, prossimi lettori, e poi il libro giustamente deve essere scoperto. Ma a proposito di scoperta, scopriamo un'altra persona che è il contrario di Emily, è Greta. Sì, che sia Milda che Greta sono parenti acquisite, diciamo, non sono parenti naturali, ma sono le antagoniste, diciamo, all'interno del libro, e anche come anche alcune compagne di classe, che sono magari quelle bulle della scuola. Ecco, Greta, diciamo, un po' la bulla della scuola, che cerca, insomma, di, come tutte le bulle della scuola, di umiliare, diciamo, le ragazze più sensibili o quelle che sono meno estroverse. È tipico, no? Sono dinamiche che a scuola ci sono. E anche Greta diventa un'antagonista per quello che è, diciamo, la necessità di Emily di affermare ciò che è, cioè di mantenere i propri valori e di fare la sua strada senza farsi condizionare da quelli che sono le personalità e i comportamenti degli altri. E questo romanzo si chiude con le stesse parole del titolo del romanzo stesso: in un solo grammo di cielo. Dicendo questo, non riveliamo come finisce questa storia, ricordo, pubblicata da SEM, società editrice milanese, per Chiara Iezzi, in un solo grammo di cielo. Adesso noi, prima di salutarci, Chiara, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora, io sono in generale un'appassionata di libri di psicologia, mi piacciono moltissimo e non so, mi servono anche molto nel lavoro di attrice. Sto rileggendo un libro
che tra l'altro non avevo mai letto, ma che conoscevo da sempre, un libro molto piccolo che si chiama Lo Zen e il tiro con l'arco, della Delphi. E, siccome mi è stato consigliato recentemente da due persone diverse che neanche si conoscono, ho detto vabbè, allora lo devo leggere e quindi mi sono messa a leggerlo. E quindi le impressioni sullo Zen e il tiro dell'arco di Erringer, se non ricordo male? Non ancora, sto ancora immersa nella lettura, però diciamo che è un libro che fa capire quanto non siano importanti gli attaccamenti alle cose, ma che bisogna fluire, diciamo, con gli eventi che la vita propone e comprenderli senza ostinazione, no? Tutta la filosofia zen, diciamo, è improntata sul non diventare ossessionati dalle cose, ma dal fluire in modo naturale con ciò che accade, non opporre resistenza. Un pensiero molto orientale, scritto da questo filosofo occidentale che per l'appunto Eugen Erigal, che è l'autore dello Zen e il tiro con l'arco. Esatto. Grazie Chiara Iezzi del tempo dedicato qui per Il Posto delle Parole, per averci fatto conoscere più da vicino Emilia Rizzi, in un solo grammo di cielo. Grazie Chiara Iezzi. Grazie ancora a voi.